Ciao a tutti, sono Roberto Martini e nel video di oggi voglio parlarvi di una delle scarpe da trail che mi ha sorpreso di più negli ultimi mesi, le Saucony Xodus Ultra. Una scarpa che mi è davvero piaciuta, infatti l'ho usata all'Ultra Bericus da 65 km qualche settimana fa, però ho avuto anche qualche problemino. Vediamola insieme. Come sempre ci tengo a fare la mia premessa. Ho comprato questa scarpa con i miei soldi. Saucony non mi paga in nessun modo per fare questa recensione e quindi, come sempre, sarò onesto e sincero al 100%. Iniziamo dalle specifiche tecniche. È una scarpa da trail running pensata per le lunghe distanze e infatti si chiama Xodus Ultra ed è per runner neutri. Ha un drop di 6 mm ed è alta 32 mm sul tallone e 26 mm sull'avampiede. Quindi non è altissima e abbiamo una buona sensazione del terreno sotto i piedi. Poi qui sotto abbiamo una suola in Power Run Track divisa in tre pezzi con tacchetti da 4,5 mm, di cui però parleremo meglio più avanti. E poi abbiamo anche un rock plate per proteggere il piede dalle rocce appuntite. Invece come intersuola abbiamo due materiali diversi. All'interno, su tutta lunghezza, abbiamo la Power Run PB, il materiale più reattivo e morbido di casa Saucony. E poi intorno e sui lati abbiamo il Power Run classico, che è più rigido e robusto. Questo serve per dare una maggior robustezza alla scarpa sui sentieri più tecnici e anche una maggior stabilità. E come cosa funziona? Ma anche di questo ne parliamo meglio dopo. Poi, come peso, nel mio 45 siamo intorno ai 315 grammi. Quindi non è una scarpa leggerissima, però non si sente tanto al piede. E poi abbiamo una tomaia con materiali riciclati che è comunque abbastanza traspirante e robusta. Una conchiglia poi sul tallone abbastanza rigida per dare una maggior stabilità. E diciamo che come sensazione di corsa mi ricorda molto le Nike Terra Kiger 8. Però queste sono leggermente più brillanti, mentre le Terra Kiger avevano una miglior percezione del terreno sotto ai piedi e una miglior stabilità. Quindi una più reattiva, questa, e l'altra un po' più stabile. Come sempre, se volete dargli un'occhiata, qui sotto in descrizione trovate il link Amazon. Se acquistate attraverso il mio link, io ci guadagno qualcosina, a voi non cambia assolutamente niente, è soltanto un modo per supportare il canale. Grazie. Ora vediamo punto per punto come si è comportata. Primo aspetto, durabilità. E questo è il suo punto dolente. Almeno per l'uso che ne faccio io, questa è una scarpa dove ci posso arrivare massimo a 400 km. Perché i tacchetti sotto la scarpa si consumano davvero molto rapidamente. Ma ne parliamo meglio nel dettaglio più avanti. Come sempre poi, se voi l'avete provata, fateci sapere qui sotto nei commenti come vi siete trovati. Secondo aspetto, utilizzo. È una scarpa da trail misto. Secondo me dà il suo meglio su fondo morbido e corribile, però devo dire che si comporta anche bene sul tecnico perché è abbastanza stabile. E come distanze, anche se è pensata per le ultra, secondo me può andare bene anche su distanze più corte, fino a gare da 160 km. Runner è una scarpa adatta a tutti, dal più lento al più veloce, dal più pesante al più leggero. Sotto questo aspetto la vedo abbastanza una scarpa universale. Calzata, come numero il mio 45 è perfetto, mi sono trovato benissimo. È giusto un po' stretta in punta per i miei gusti, ma sull'avampiede abbiamo spazio a sufficienza, considerando poi che io ho un piede abbastanza largo e dopo 65 km non avevo vesciche, significa che comunque c'è abbastanza spazio. Ultimo aspetto, prezzo. È già uscita da qualche mese, quindi online si trovano buone offerte. La trovate tra i 100 e i 130 euro massimo, che secondo me come prezzo ci può stare. Nel frattempo, se state trovando questo video utile o interessante, mettete un bel mi piace qui sotto per supportare il canale. E se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi. Grazie. Ora passiamo ai suoi pregi e ai suoi difetti. Pregio numero 1, intersuola. Questo è il suo pregio più grande. Mi piace molto la sensazione di corsa. È morbida e reattiva grazie all'intersuola Power Run PB, ma allo stesso tempo la struttura esterna più rigida la rende più stabile, cosa fondamentale sui sentieri. Secondo me hanno fatto davvero un ottimo lavoro sotto questo aspetto e mi piace molto questo mix tra queste due intersuole. L'ho usata per esempio anche a ritmi di 4 al chilometro in piano e si è comportata benissimo, l'ho scelta apposta. E poi sui sentieri non è né troppo morbida né troppo dura, è il giusto mix, quindi ottimo punto a favore. Secondo pregio, tomaia. Anche la costruzione di tutta quanta la parte alta mi è piaciuta parecchio. Mi piace la linguetta, come avvolge bene il piede, mi piace il sistema di allacciatura, mi piace il materiale della tomaia che comunque è traspirante, non fa sudare troppo il piede, mi piace
la conchiglia rigida qui dietro che rende la scarpa stabile, quindi anche tutta quanta la costruzione della parte alta mi piace parecchio. Vi ricordo come sempre la mia iniziativa Zero Sprechi per il 2023, che è quella di regalare le scarpe che provo. Numero 45 vi ricordo. Scrivete qui sotto nei commenti le vostre scarpe preferite e il vostro numero di piede. Uno di voi a caso verrà selezionato tra commenti e vi spedirò le scarpe a casa. Vi chiedo come sempre di avere un po' di pazienza perché sono rimasto indietro di un paio di mesi con le spedizioni, scusate. Ora invece passiamo ai suoi difetti perché... ce n'è uno abbastanza importante, ed è la sua suola. Ho comprato ben 2 paia di queste scarpe, e la prima, dopo soli 126 km, si è rotta la suola sotto, e si sono consumati molto anche i tacchetti. Come vedete, qui in questa immagine c'è proprio un pezzo di suola che si sta staccando, e non mi sono fidato ad usarla in gara. Ammetto però che questo paio in particolare l'ho usato molto anche per dei tratti di corsa su asfalto, e quindi i tacchetti consumati dipendono anche da quello. Però ho comprato anche un secondo paio, e dopo soli 100 km, di cui 65 in gara all'Ultra Bericus, ci sono dei tacchetti che si sono già rotti. Si sono staccati proprio dei pezzi di tacchetti, come vedete qui in questa immagine. È sinceramente una cosa abbastanza grave dopo 100 km. E questo secondo me accorcia moltissimo la vita della scarpa. E poi sinceramente non ho avuto modo di provarla sul bagnato, quindi non so dirvi come si comporta in determinate condizioni particolari su rocce bagnate. Mentre sicuramente, probabilmente, ha un ottimo grip sul fango. Comunque, se voi l'avete provata, fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete avuto lo stesso problema. Poi, secondo difetto, peso. E questo non è tanto un difetto come sempre, ma una costante. Se fosse stata un po' più leggera, secondo me sarebbe stata una scarpa perfetta da gara. Mentre invece così è più robusta, è più adatta alle lunghe distanze, va benissimo, ma avrei preferito qualche grammo in meno. Anche se, devo dire in tutta onestà, il peso della scarpa al piede non si sente tantissimo, perché comunque l'intersuola gli dà quella reattività in più. Bene! Conclusioni. A me questa scarpa sinceramente è piaciuta parecchio, altrimenti non l'avrei usata in gara. È reattiva, comoda, stabile. Peccato davvero per l'usura dei tacchetti sotto la scarpa. Se avesse avuto una suola in Vibra Mega Grip sarebbe stata quasi una scarpa perfetta. La consiglio a tutti quei runner che cercano una scarpa veloce per dei trail non troppo tecnici, dai 40 km in su. Bene ragazzi, il video finisce qui. Se ancora non l'avete fatto, vi invito a vedere questo video qui in questo angolo, dove parlo delle Topo TerraVenture 3, una scarpa con cui mi sono trovato davvero bene. Buona visione e buone corse a tutti. Ciao!